Perché se il passato ritorna sempre, quando mai vivete quel piccolo presente? Cioè, quando mai vivete la sfilata famosa? Il fatto che quell'essere si presenta, presenta se stesso con certe caratteristiche e poi se ne va e magari riappare dopo un'ora con altre caratteristiche e voi ci mettete le etichette del passato. E non vi interrogate su questo qualcosa che lui presenta e che è nuovo rispetto a prima, ma voi cancellate il nuovo perché tanto lo conoscete già. Ma qui mi si dice allora che il vostro quotidiano, in questo continuo invischiarvi, opera in un modo ancora più crudele dal mio punto di vista. Non tanto rispetto alla vita, rispetto a voi, perché questo è il problema poi. Vi impedisce di percepire il senso del sacro. Il senso del sacro non può esserci finché siete pregni di ciò che è accaduto e che ve lo portate nel presente. Ma il senso del sacro non sta neppure nel fatto che utilizzate il passato magari per correggere il presente. È qualcosa di importante per l'uomo, certamente. In una via interiore, il fatto che voi vi accorgiate di quello che avete fatto e dei meccanismi che avete messo in atto è qualcosa che è rilevante. Ma oggi noi stiamo parlando d'altro, stiamo parlando di una sacralità più profonda, in cui voi non potete intervenire, potete soltanto riconoscere. Ah.